Attenzione, incredibile, il miracolo è avvenuto. Il miracolo è avvenuto. Mi è arrivata la notifica. Nuovo aggiornamento è arrivato. Quasi non ci credo. Siamo praticamente ad agosto, quasi. Con calma, no, non vi preoccupate, eh. Ok, ci siamo connessi. Riandiamo qui al software. Ok, adesso attendiamo che scarichi questa ultima versione, la 2024.14.9. Sono davvero entusiasta. Dai, dai, dai. Ok, ci siamo. Andiamo ad aggiornare ora. Allora, adesso è partito il countdown, poi partirà l'aggiornamento. Quindi niente, aspettiamo un attimo l'installazione, per vedere una rapida panoramica e poi una prova su Strada. Leggo solo ora. La versione 2024-14.9 richiederà all'incirca 55 minuti. Mica male. Eccolo, è partito l'installazione. Sembra tipo un parto questo Spring Update. Vediamo poi se una volta terminata l'installazione mi soddisfa. Ecco, sembra che ci siamo quasi. Durato davvero un bel po', non pensavo così tanto. 50 minuti no, ma una quarantina ti è. No, vabbè. Una quarantina di minuti, bella bella se li è fatti. Qui il dettaglio. Beh, a noi di Audible non ci interessa nulla. Cioè, primo impatto, che spettacolo. Ma guardate quanto è fluido poi. Bellissimo. La parte così, diciamo, full screen è davvero eccezionale. Qua poi qui in alto c'è la parte ovviamente con la mappa. Però diciamo che la maggior parte delle volte uno magari neanche la utilizza, quindi sta bene qui. Qua l'autonomia sta dalla parte qui sinistra. E che dire, andiamoci a fare un giretto, dai. Vediamo qua addirittura il segnale a lasciare la cintura, che prima sembra che non c'era nessuna animazione. Ok, ci siamo, quindi si è spostato tutto dalla parte qui a sinistra. Ok, vediamo subito che qui la parte della marcia, lo swipe è molto più corto. Prima era tutta quanta la striscia qui. Ok, solite cose. Andiamo a disabilitare gli avvertimenti e ci andiamo a fare un giretto, vediamo come si comporta. Full screen, che spettacolo. Troppo bello. I dettagli di tutte le macchine parcheggiate alla perfezione poi. Signora con un bambino. Adesso entro qui in un parcheggio, voglio vedere messo la freccia. Vediamo un attimo la porta con la visualizzazione,
vede addirittura il camion che sta di là oltre il muro, cioè un muro con il camion dentro, cioè vede addirittura i camion che sono parcheggiati all'interno della recinzione. Che spettacolo, ragazzi. Ovviamente qui si torna alla classica versione con lo schermo splittato, ma diciamo che se non abbiamo grandi necessità di navigazione, così è tutta un'altra storia, vedete? L'animazione con tutte le macchine che stanno parcheggiate. Ma adesso immagino, adesso sono le 11 e qualcosa, anzi mezzanotte addirittura, prima che c'è questo grande traffico. Però di giorno con il traffico penso che è tutta un'altra storia. Guardate qual è lo stop, come è visualizzato bene. Ma l'aggiornamento, questo Spring Update, dicevano che avrebbe stravolto proprio l'auto. Qua c'è da notare, sempre sulla parte qui sinistra, c'è la parte del guadagno, e, diciamo, di quando acceleriamo. Forse, non lo so, adesso sicuramente uno ci deve fare un attimo l'occhio, ma forse era più comodo prima come stava messo. Però vabbè, poi quelle sono questioni di gusti. Comunque hanno spostato tutto verso qua la sinistra, la parte del contachilometri, la barra lì, boh, non lo so. Comunque visualizzazione migliorata incredibilmente con questa visione simile FSD, ma vede molte cose in più di quanto ti faceva visualizzare prima. Vedete pure qua a sinistra ci sono dei ragazzi, che spettacolo, cioè aumentata proprio in una maniera incredibile la visualizzazione. Guardate tutte le macchine, quella è un'altra strada, ma adesso non si vede bene dal video. Ci sono tutte le macchine che stanno dalla parte opposta proprio, addirittura vedete le persone anche che stanno molto lontano. Che spettacolo, che spettacolo. Vabbè, se gli dovessi dire, vediamo, portami a Roma. Quindi navigazione verso Roma, l'ha presa. Ok. Ah, ok, quindi premendo poi va direttamente. Ok, qui luci, la luce verde del lampio del semaforo. Qua veniamo. Oh, ma che spettacolo! La visualizzazione così, davvero tanta roba, davvero tanta roba. Dicono sia migliorata con questo Spring Update anche la parte dei tergicristalli automatici. Io sinceramente me lo auguro, perché continuano ad essere davvero imbarazzanti, cioè non ne azzeccano una. Anche prima stava piovicicando, ma proprio niente, non davano proprio segni di vita assolutamente. Quindi io incrocio le dita, poi vi farò sapere, adesso è anche giugno, però ci sono queste giornate ancora un po' uggiose, quindi vediamo un attimo come si comporta con questo aggiornamento, speriamo bene. Io non so più che santo pregare per far funzionare bene questi tergicristalli. Adesso comunque torniamo un attimo in garage e vediamo un attimo le altre funzionalità, l'interfaccia visibilmente migliorata, diciamo. Allora, siamo nel mio garage, ho messo in carica l'auto, qui diamogli un'alzatina. Come vedete si è spostato tutto dalla parte qui.
parte sinistra c'è la parte di ricarica con la barra, quindi tutto quanto la parte alta verso sinistra. Questo è rimasto tutto ovviamente ben variato, la parte dei comandi. Riandiamo la parte qui full screen che madonna, mi piace proprio tantissimo. No, fa vedere che comunque lo sportellino qui è aperto, sta ricaricando. Vediamo un attimo. Sì, adesso ho messo la freccia e anche sul display fa vedere che c'è la freccia. Sì, freno. Spettacolo. Bella anche la parte qui sopra sulla sinistra. Con la barra di ricarica, forse non so, inizialmente rimane un po' scomodo quando fa vedere il guadagno o quando sta accelerando la parte tutto quanto qua a sinistra, forse non lo so, forse era meglio la parte in alto come prima. Vano posteriore. Ok. Si apre senza problemi. Ah, cioè, rendere così 3D fatto benissimo. Poi guardate quanto è fluido. Cioè, mamma mia. Qua adesso vanno posteriore, lo chiudiamo. E via. Questa è la parte di ricarica. Adesso andiamo a vedere un attimo la parte del browser. Che se non ricordo male anche quello. Sto andando direttamente all'applicazione. Sì, praticamente vabbè, è entrato dall'applicazione Grande Polverin. Andatelo a seguire. Il suo canale Polverin. Niente. Qui non cambia assolutamente niente. La parte anche qui del climatizzatore è rimasta quella, non è cambiato assolutamente nulla. Ci sono sempre le solite, diciamo, funzioni. Tesla spinge proprio su questi aggiornamenti nel fatto che ci sia sempre più freschezza nel software, che ti dà proprio l'impressione che tu abbia un veicolo sempre nuovo. Cioè, la macchina ora sembra più nuova di quando l'hai ritirata. Banalmente, perché l'interfaccia comunque è tutta completamente cambiata, è molto fluida e molto più bella da vedere. Tipo qua, guardate che spettacolo. Molto più dettagliato e molto più zoomato di prima, assolutamente. Qui dietro mi segnala che ho un pullman, è un SUV, quindi diciamo che qualche, ecco, se è tornato bene, diciamo che qualche baghettino ce l'abbiamo ancora. Ecco tutta la carrellata di macchine in sosta. Adesso sarebbe bello se potesse essere abilitato anche una roba l'FSD, quello non vedo davvero l'ora di testarlo. Ragazzi, che dire, io sono più che contento che Tesla stia spingendo su questi aggiornamenti sull'interfaccia grafica. E qua non ho capito perché non ho la versione con gli effetti sonori quando arriva l'autovelox. Questo forse per farmi prendere ulteriori multe. Dicevo, io sono più che contento che Tesla stia andando avanti con questi aggiornamenti dove ha rivoluzionato l'interfaccia grafica, cioè cose che altri marchi se le sognano. Non ho mai visto aggiornamenti del genere su altre auto, anche più blasonate. Adesso che dire, non ci resta che aspettare questo fantomatico controllo di intelligenza artificiale che sta girando ormai, questi rumors che girano di questo assistente con intelligenza artificiale che gira un po' su vari post di X. Vedremo se sia una bufala oppure se è in realtà. Comunque,
Per ora godiamoci questo aggiornamento che tanto mi ha fatto addannare perché è arrivato talmente tardi e pensavo che ormai avesse scavallato al prossimo direttamente. E io vi saluto ragazzi, spero di avervi dato una panoramica generale di questo nuovo aggiornamento. E vi invito ad iscrivervi al canale e soprattutto ad iscrivermi al mio nuovo canale Telegram che vi lascio in descrizione, dove posto più cose e sicuramente avete l'opportunità di parlare con me in una maniera un po' più semplice, e metto giornalmente magari altre cose che non posto su altri social. Quindi ci vediamo anche su Telegram. Adesso davvero vi saluto, vado a mangiare che ho molta fame dato che sono le 11:41. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo in un prossimo video, molto molto a breve. Ciao!